Allora, Beppe, ritrovi la Serie C2. Sicuramente una grande soddisfazione, insomma, a 35 anni ritrovarsi uno in C dopo la scommessa fatta l'anno scorso, insomma, di venire a Foggia e quindi, insomma, dopo aver fatto anche un gran campionato sotto tutti i punti di vista e adesso, insomma, avere questa possibilità di rigiocarsi una stagione di nuovo tra professionisti. Trovi una Lega Pro molto diversa rispetto al passato, quella che hai giocato tu, perché le prime 8 verranno promosse, le altre invece scenderanno di nuovo in Serie D. Cosa cambia per voi calciatori in questo tipo di campionato? Ma cambia che comunque tutti i campionati professionistici, qualsiasi campionato, insomma, penso che uno scende in campo per provare a vincere, per fare il meglio possibile. Sicuramente questa nuova formula sarà un po' diversa, però allo stesso tempo, insomma, ti darà una motivazione in più, ti darà uno stimolo in più fino a fine stagione, insomma, ci sarà la possibilità di giocarsi questi 8 posti fino a fine stagione, quindi sarà un campionato ben tirato. Ed è anche un campionato che premia in qualche modo gli under, o meglio la media età più bassa. Tu in questo caso hai una responsabilità in più perché la alzi, però sei chiamato a dare qualcosa in più sotto il profilo dei gol, dell'esperienza, no? Beh, sicuramente questa nuova regola ci danneggia un po' così un po' i grandi, da parte mia secondo me non giusta, perché comunque alla fine se vai a vedere tutti gli anni i ragazzi giocano sempre, magari non saranno 6 ma saranno 4 a giocare, però le loro partite se le fanno sempre, quindi un po' ci penalizza, ma allo stesso tempo penso che ci dà uno stimolo in più per dimostrare che anche i vecchietti ancora possono dire la loro. Trovate un campionato con grandi piazze, ci sarà Messina, Cosenza probabilmente, anche se i gironi non sono ancora ufficiali, quindi un campionato che anche Casertana si prevede difficile anche sotto il profilo del Bassone e delle altre squadre. Assolutamente sì, insomma tutti hanno preso la palla al balzo, comunque hanno cercato di sfruttare questa occasione del ripescaggio che poteva, di la Casertana e la Cosenza, e quindi sarà un campionato difficile, ma allo stesso tempo secondo me molto bello, perché comunque si andrà a giocare ancora, come hai detto te, non si sanno i gironi, però insomma, probabilmente sarà quello del sud come è sempre stato, e si andrà a affrontare, insomma, piazze importanti, Messina, Caserta, Cosenza, e quindi sarà bello anche sotto il profilo, insomma, ambientale, di pubblico, dove andrai a giocare in campi dove ci sarà molto, molto calore. Ma c'è un vantaggio che Foggia può avere in questo caso, e qual è rispetto alle altre? Magari quello di ripartire da un gruppo che è più o meno un nucleo che si conosce, oppure c'è qualcos'altro da poter sfruttare in questo campionato? Ma no, vantaggi non penso che ce ne siano, nel senso che il gruppo, sì, è vero, sono stati confermati parecchi dall'anno scorso e adesso, insomma, sarà anche, cercheremo, insomma, di far ambientare i nuovi nel mio tempo, breve tempo possibile, però vantaggi non ce ne sono, insomma il campionato sarà difficile, ogni stagione è diversa, ogni stagione ha la sua, e quindi, insomma, noi cercheremo di fare il meglio. Ti volevo chiedere una cosa sulla prima linea, no? Sui tuoi partner d'attacco. Qualche parola su Leonetti, questo ragazzo che vi state crescendo bene, e poi è arrivato Cavallaro, insomma, Savino, con la scorsa doppia, no? Assolutamente, Savino, guarda, secondo me ha grosse prospettive. Quest'anno penso che, tra virgolette, questa è la sua annata, nel senso che se rifà la stessa stagione dell'anno scorso può fare grande salto e può essere sicuramente un patrimonio per la società. E per quanto riguarda Giovanni, insomma, io lo conoscevo per nome, anche se è siciliano per me, però non ci eravamo mai incontrati, ma allo stesso tempo non ci conoscevamo, insomma, di persona, però, insomma, è un giocatore che ha fatto molto bene in Serie C, è stato un idolo lì a Nocera, quindi sicuramente sarà quell'elemento in più che ci può servire quest'anno. Però forse sono due partner d'attacco molto diversi come caratteristiche per te. Beh, assolutamente, assolutamente sì. Insomma, Giovanni è uno che salta l'uomo, è uno che riesce a creare quella superiorità numerica che nel calcio ti fa fare la differenza. E Leo, insomma, è anche uno
non dico simile, però è anche lui col vizio del gol, quindi insomma tutti e tre ci possiamo. Mi piace la profondità. Sì, Leo gli piace più la profondità, quindi diciamo che tutti e tre possiamo andare bene, poi insomma sarà il campo il mister a decidere chi fa giocare. Potrebbe anche arrivare qui. Beh, sicuramente, insomma, visto la stagione, visto. Penso che arriverà anche qualcun altro, insomma, sicuramente non è. Ben venga chi arriverà per poterci dare una mano. Dal punto di vista, diciamo, proprio dello spessore di squadra in campo, ecco, cambia qualcosa rispetto al D tornando tra i pro? Cioè, dovrete, ecco, dimostrerete uno spessore diverso, insomma. Tu che conosci molto. Sì, anche se ti dico che quest'anno la D sarebbe stato un campionato molto difficile, visto insomma le piazze come si stavano attrezzando, vedi Taranto, vedi Matera, Batti Pagliese, insomma sarebbe stato ancora più difficile l'anno scorso. Penso che tra virgolette noi non cambierà niente, perché il nostro obiettivo è quello di provare a vincere più partite possibile. La nostra mentalità, quella che ci ha inculcato il mister l'anno scorso per quanto riguarda noi vecchi, è quella di provare a vincere tutte le partite, e alla fine penso che è stato quello che ci ha fatto fare il salto l'anno scorso e ci ha permesso di disputare questi playoff, che poi hanno permesso alla società di poter puntare al ripescaggio. Scorso 19 in campionato e 1 in coppa per la prossima stagione. Ma cosa ti aspetti? Cosa speri? Tu vai sempre perfetto. Io mi aspetto sempre di fare bene, insomma, è un attaccante, i gol sono il pane per poter andare avanti, per poter continuare a giocare, per poter strappare contratti nuovi, anche se uno ha 35 anni. Però insomma, da parte mia l'impegno sarà sempre al massimo. E poi insomma i gol penso che verranno, perché comunque quando uno ce li ha e prova a farli, insomma, arriveranno. La doppia cifra. La doppia cifra quella è uno ci deve assolutamente provare, quindi se vuole continuare o vuole fare bene, insomma, la doppia cifra ci deve provare. Se dovessi dare una regola, l'unica, per almeno una, per tentare di arrivare nelle prime 8, secondo te qual è l'elemento imprescindibile? Arrivare tra i primi 8 sarà dura, è normale che sarà tra virgolette più facile che arrivare ai primi in Serie D, perché comunque come percentuale hai quasi il 50%, quindi rispetto a vincere per forza in Serie D, arrivare tra i primi 8 è sicuramente una percentuale più alta, però penso che col lavoro, con l'umiltà che abbiamo avuto l'anno scorso, e se riusciamo a seguire quello che il mister veramente ci ha dato l'anno scorso, ci arriveremo. Però non ti senti un po' strano? L'anno prossimo o sei promosso o sei retrocesso, non ti puoi salvare. Sì, è strano perché comunque magari capita che durante l'anno devi lottare per salvarti e quindi insomma cambi gli obiettivi ed è diverso, però allo stesso tempo è una cosa stimolante, insomma, giocarti con gli 8 posti penso che è più stimolante, perché comunque, ti ripeto, come ho detto poco fa, te la giocherai fino alla fine. Però è una cosa nuova, e non vediamo l'ora di scendere in campo per provarla. Se si fosse fatta la D, sarebbe stato moralmente un po' difficile per voi come prospettiva, oppure quando anche voi più grandi, a fine maggio avete deciso di rinnovare, vi eravate comunque tenuti pronti per qualsiasi eventualità? Ma guarda, quando io sono rimasto, quando Christian è rimasto e abbiamo deciso di rimanere a Foggia, abbiamo accettato, insomma il Foggia era in Serie D, quindi noi abbiamo accettato di rimanere a Foggia per quella categoria, ma soprattutto per disputare quel campionato. E le possibilità si sapevano che, insomma, che c'erano, e dentro di noi insomma, si sperava di poter ritornare in C. Però ti ripeto, sarebbe stato tra virgolette la stessa cosa, perché insomma, quando giochi, quando vai in campo, penso che sia una cosa fantastica, insomma, trovarsi in una piazza come Foggia e poter giocare. Ripeto, chi sta a casa di compagni che conosco vorrebbe essere al mio posto, quindi trovarsi già in una situazione del genere penso che sia bello. Quindi per me era indifferente anche se Foggia fosse rimasto indietro, ma io ho scelto
scelto di rimanere già a giugno e per me valeva Foggia in sé per sé, a prescindere dalla categoria. Invece ci sei rimasto, magari con anche un po' più di entusiasmo dalla piazza, qualche gol hai fatto allo Zaccheria, adesso magari un gol allo Zaccheria con uno stadio un po' più pieno sarebbe anche più bello. Assolutamente sì, insomma adesso dopo questa bella notizia assolutamente non vedo l'ora di iniziare, di poter ritornare al gol allo Zaccheria, perché comunque sai, professionista è tutta un'altra cosa e penso che l'entusiasmo sia maggiore sia da parte nostra che da parte della città, della gente, e poi come visibilità insomma per tutti, a parte voi giornalisti e tutti, vedete sia una cosa diversa affrontare un campionato professionistico. Potresti affrontare una delle tue ex, secondo le girone o non ci sono più? No, in questo girone insomma non mi è mai capitato di giocare, no, non c'è più nessuno, insomma le mie ex qua a sud, a parte Catanzaro, sta in C, quindi non c'è, però insomma non ha importanza.